signori, diamo inizio a questo nuovo incontro della delegazione siciliana del Centro Internazionale di Studi sul Mito, con un ringraziamento per essere accorsi, direi abbastanza numerosi. Altri hanno detto che sarebbero venuti, può darsi che arriveranno, ma noi siamo già partiti nel frattempo. E quello che vorrei dire è che questa volta l'incontro consiste in una conferenza che sarà tenuta appunto dalla professoressa Gabriella Maggio sul tema del labirinto. Io credo che più o meno tutti a Palermo sappiano chi è la professoressa Maggio, però mi corre ugualmente l'obbligo di presentarla, anche perché abbiamo perlomeno un ascoltatore che viene da Catania e quindi potrebbe non essere importato. Quindi per lui e per qualunque altra persona che eventualmente non fosse a corrente, dico che la professoressa Maggio è docente al liceo Garibaldi, giusto? Docente al liceo Garibaldi ed è direttrice del periodico culturale online Il Vesprino, sul quale io e non soltanto io abbiamo di quando in quando il piacere di scrivere qualche cosa. E la professoressa Maggio ci segue con molto interesse, ha già partecipato nella scorsa edizione a una tavola rotonda, mi sembra quella sul bestiario, se non ricordo, parlando delle sirene, del mito delle sirene. E questa volta, insomma, è il suo, diciamo, debutto in un assolo. E questo assolo riguarda il tema del labirinto. Il tema del labirinto è una... Andiamo. Il tema del labirinto è un tema molto antico, come tutti sappiamo, dai nostri studi, ormai per molti di noi, ahimè, piuttosto lontani. E, comunque è un tema che attraversa la letteratura in tutti i tempi per approdare fino ai nostri giorni. È un tema fondamentale, un archetipo, direi, questo labirinto. E io, senza intrattenervi troppo con un'introduzione che potrebbe essere noiosa e ruberebbe comunque invano tempo alla relatrice, vorrei introdurre il tema semplicemente leggendo alcune righe di Borges, il quale ha fatto del labirinto uno dei suoi temi fondanti. Allora, questo brano è tratto dall'opera Finzioni e il racconto è Il giardino dei sentieri che si biforcano. È immaginato come un memoriale del dottor Yu Tsun, ex professore di inglese alla Hochschule di Tsingtao. Vabbè, questo tanto per dire di che si tratta. Passo alla lettura. Il consiglio di voltare sempre a sinistra mi rammentò che questo era il procedimento comune per scoprire la radura centrale di certi labirinti. Mi intendo un poco di labirinti. Non invano sono bisnipote di quel Sui Pen che fu governatore dello Yunnan e che rinunziò al potere temporale per scrivere un romanzo che fosse ancora più popoloso del Lung Lumeng e per costruire un labirinto in cui ogni uomo si perdesse. 13 anni dedicò a queste eterogenee fatiche, ma la mano di uno straniero lo assassinò e il suo romanzo era insensato e nessuno trovò il labirinto. Sotto alberi inglesi meditai su quel labirinto perduto. Lo immaginai inviolabile sulla cima segreta di una montagna. Lo immaginai subacqueo, cancellato dalle risaie. Lo immaginai, infine, non già di chioschi ottagonali e di sentieri che voltano, ma di fiumi e di province e di regni. Pensai ad un labirinto di labirinti, a un labirinto sinuoso e crescente che abbracciasse il passato e l'avvenire e che abbracciasse in qualche modo anche gli astri. Assorto in queste immagini illusorie, dimenticai il mio destino di uomo inseguito.
Fine della citazione, diamo senz'altro la parola alla professoressa Maggio. Grazie, ringrazio il professor Romagnoli che mi ha dato questa opportunità di partecipare, così diciamo dotti che mi mettono un po', come dire, a disagio. Confido, come dire, invece nella comprensione di un pubblico un po' più semplice costruito da alcuni alunni, sull'affetto dei quali conto sicuramente per questa mia discussione sul labirinto, da sola, è la prima volta in verità. Il labirinto è chiaramente un mito molto antico e Italo Calvino nelle Lezioni Americane ci dice che i miti da millenni ci affidano il mandato di interpretarli per conoscerci di più. E questi miti giungono a noi attraverso un lungo percorso di tempo, in qualche modo conservati dalla scrittura. Ma quali spiegazioni possono darci oggi questi miti dopo il rimaneggiamento secolare? Spero che da questa mia discussione venga fuori anche una risposta a questa domanda. Il mito del labirinto è sicuramente vitale perché dal IX-VIII secolo a.C. giunge ininterrottamente ai nostri giorni e mi piace trovare fra gli ascoltatori Carmelo Fucarino che ci ha regalato un bellissimo libro di poesie, Percorsi al labirinto. Quindi abbiamo anche una testimonianza proprio concreta della forza di questo mito. Io ho isolato tre periodi in cui questo mito manifesta una forza particolare. Intanto nel mondo antico, prima di Omero e dopo Omero, nel mondo medievale e nel Novecento, nel corso del Novecento, appunto sino ai nostri giorni, il mito appare molto vitale. Fra le tante possibilità di movimento, ho preferito cominciare da una citazione di Omero dal libro 18 degli Iliadi, in cui nei versi 822-840, quando si descrive lo scudo di Achille, si legge: poi discusse una danza a quella eguale che ad Arianna dalle belle trecce nell'ampia Creta Dedalo compose. Perché questi versi? Perché nello studio di Caro Michelini sembrano dei versi molto significativi per la sua discussione su, appunto, sul labirinto. Infatti insiste sul termine koros, che ricorre nel testo di Omero, che indica sia la danza propriamente detta, sia anche il luogo in cui la danza si svolge. Perché la tesi di Chereni è che questa danza, prima di essere un luogo, il labirinto è appunto una danza in forma di spirale che si realizza in un luogo circolare e in un edificio che secondo lui non è completo, ma è, diciamo, un tracciato, un percorso rappresentato da blocchi di pietra. E a questo riporta anche la parola labris, da cui appunto labirintus in latino, labyrinthos in greco, appunto da questa labris, cioè la doppia ascia che a Creta era l'emblema del potere regale e aveva la forma di due quarti di luna opposti, simboleggiava il potere di vita e di morte della divinità lunare matriarcale. È precisa che quest'ascia a doppio taglio, cioè la bipenne, va a indicare, diciamo, usata per tagliare questi blocchi di pietra, finisce poi con l'indicare il luogo
È legato anche, dice, nella cava di pietra che si trova presso Cortina, il tutto iniziatico legato appunto al Minotauro. Il labirinto quindi è rappresentato inizialmente da questa danza che allude a un viaggio iniziatico agli inferi, nel cui buio si apprende il movimento del ritorno verso la luce, allusa dall'impresa poi che si codificherà successivamente di Teseo che uccide il Minotauro. Il labirinto è pertanto un percorso prima di essere identificato come una struttura e quindi si può parlare di un vero archetipo che rimanda a un processo mentale connaturato al genere umano e pertanto può essere conosciuto solo intuitivamente, partendo anche da elementi naturali come caverne e corsi d'acqua, particolarmente tortuosi. Spesso, infatti, nella simbologia dei poeti ritorna il ricordo del fiume Meandro. A questo punto mi pare interessante anche quanto dice Mircea Eliade nel Trattato di Storia delle Religioni, quando scrive che la luna è un astro che cresce, cala e sparisce. La sua vita è soggetta alla legge universale del divenire, della nascita e della morte. Come l'uomo, la spirale è una ierofania selenica, cioè rimanda al ciclo luce-oscurità, alla vita che si ripete ritmicamente. Nella coscienza dell'uomo arcaico questa intuizione fonda un'antropologia. La spirale quindi è un movimento, un avvenimento primordiale al quale tutto partecipa. Essa non si costruisce geometricamente, ma la si riconosce come linea simile a quella a cui ci si abbandona nel celebrare la festa, muovendosi in cerchio per subire la morte e vincerla. Ma il convincimento di Cherenni trova un'ulteriore e più antica conferma anche in una tavoletta di terracotta che risale al 1400 a.C., rinvenuta a Cnosso dall'archeologo Evans e decifrata nel 52 dal filologo Ventris. E la tavoletta è scritta nella scrittura lineare B. In questa scrittura si legge da puritoio potini a Mary, alla signora del labirinto, un'anfora di miele. Da puritoio, dopo una serie di cambi consonante, suonerebbe poi labirinto, il labirinto quindi. Era quindi il luogo della dea Ariadne, la purissima, probabilmente quella che diventerà Arianna, che regnava su Cnosso. Osserva ancora Cherenni che gli inferi preumerici hanno una forma a spirale, sono labirintici e che nella concezione religiosa greca l'aggettivo purissima era particolarmente adatto alla regina degli inferi, detta anche col nome pregreco Persefone. La signora del labirinto poteva graziare e liberare chi voleva dagli inferi e lei stessa ne poteva far ritorno, ma in questo caso veniva chiamata la Chiarissima. Ariadne raffigurava per i cretesi la fanciulla divina, una dea di grazia che aveva il potere di ricondurre alla vita. A partire da Omero, ella divenne una principessa mortale, figlia del re cretese Minos. Dopo Omero, il mito del labirinto ritorna con varie focalizzazioni. Se ne citano soltanto alcune. Catullo, per esempio, nel Carme 64 focalizza la sua attenzione su Arianna. Sic domito sevum prostravit corpore Teseus, ne qui quam vanis iactantem conium aventis, inde pedem sospes multa cum laude reflexit, et abunda regens temi vestigia filo, ne labirintis flexibus gradientem tecti, frustraretur in observabilis error. Ovidio invece nelle Metamorfosi riprende sinteticamente tutto il mito, che io non ho, diciamo, citato inizialmente perché è molto noto. Minosse decise di allontanare quel disonore da casa e di rinchiuderlo nei ciechi recessi di un edificio insondabile. Dedalo, famosissimo per il suo talento di costruttore, esegue l'opera rendendo incerti i punti di riferimento e ingannando l'occhio con la tortuosità dei diversi passaggi.
Come nelle campagne di Frigia, il meandro si diverte a scorrere, appunto Ovidio fa un parallelismo tra, diciamo, l'andamento sinuoso e disorientante del labirinto e il corso del fiume Meandro. Nel labirinto qui fu rinchiuso il mostro mezzo uomo e mezzo toro, che dopo essersi nutrito due volte di giovani ateniesi, scelte ogni 9 anni a sorte. La terza fu ucciso da Teseo con l'aiuto della figlia di Minos, riavvolgendo il suo filo. Lui guadagnò l'uscita. Virgilio, nel libro VI dell'Eneide, affronta il mito dalla parte di Dedalo. Dedalo, il famoso costruttore, che riesce a fuggire applicandosi delle ali insieme al figlio Icaro. Nel viaggio Icaro morirà e sopravviverà Dedalo. Nel racconto virgiliano, Dedalo, fuggito dal regno di Minosse, giunge in volo a Puma, dove consacra le ali ad Apollo e costruisce il tempio sulle cui porte scolpite scolpisce il mito del labirinto. Dedalus ut fama est fugens minoia regna, prepetibus benis ausus se credere gelo, in suetum periter gelidas e navit ad artos. E così racconta, ma la parte più interessante, hic pruderis amor tauri suppostaque furto, pasifa e mistunque genus prolesque biformis minosa taurus inest. Secondo, e quindi i testi latini, se ne potrebbero citare anche altri, però per verità mi sono limitata a questo. Segue poi una citazione particolare di Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia, in cui Plinio fa un elenco dei vari labirinti, quindi anche quello di Cnosso, quello egiziano, e a un certo punto parla di un labirinto che si troverebbe a Chiusi. Esisteva un labirinto dove il re etrusco Porsenna aveva fatto costruire il proprio mausoleo, che conteneva il sarcofago del re, realizzato da uno dei più abili orafi etruschi. Esso rappresentava il condottiero su un cocchio, trainato da 12 cavalli e circondato da una chioccia con 5.000 pulcini. Probabilmente questo labirinto era costituito da cunicoli sotterranei che costituivano il sistema di drenaggio e anche di approvvigionamento idrico della città, così come sono stati ritrovati simili cunicoli sotto altre città etrusche. Plutarco, nella Vita di Teseo, ci riporta invece al mito preomerico. Teseo, di ritorno da Creta, giunto a Delo, avendo compiuto un sacrificio al dio dell'isola, dedicò ad Afrodite la statua che Arianna gli aveva donato e danzò con i giovani ateniesi una danza che è tuttora preservata dagli abitanti di Delo e che consiste in movimenti tortuosi e attorcigliati che rievocano il labirinto. E questa danza, come scrive di Gearchus, è chiamata Geranos, quindi la danza della gru, che viene anche rappresentata su alcuni vasi. Chierene interpreta il racconto come allusione al mito del labirinto, come danza. Infatti i giovani ateniesi eseguono appunto una danza labirintica. Comunque c'è da fare anche un'altra ulteriore considerazione. Nella Grecia classica il mito del labirinto, così come anche nella civiltà latina, è non più un antico culto appunto legato alla luna e a un principio femminile, ma è l'opera ingegnosa e straordinaria di un architetto, Dedalo, che deve, diciamo, coprire, occultare una grave colpa dalla quale è appunto nato un essere mostruoso, il Minotauro. Il percorso quello che era una danza iniziatica, una prova appunto di iniziazione, poi si materializza in una struttura, in un edificio viene poi completamente identificato con la regia di Cnosso.
che cosa accade nel Medioevo? Il mito continua ed assume, diciamo, una portata mistico-religiosa. E al posto di Teseo noi troviamo Cristo che libera l'anima dall'errore, dal peccato, rappresentato dal Minotauro. Valga per tutti la visione, la creazione dantesca proprio del Minotauro. E sulla punta della rotta lacca l'infamia di Creti era distesa, che fu concetta nella falsa barca, e quando vide noi, se stesso morse, sì come qua e qui lì da dentro fiacca. Lo sabio mio in fra lui gridò, forse tu credi che qui sia il duca d'Atene, che su nel mondo la morte ti porse, parti di bestia, che questi non venne ammaestrato dalla tua sorella, ma vassi per vedere le nostre pene. Così appunto si legge nel canto dodicesimo dell'Inferno. La danza labirintica iniziale a spirale viene ripresa nel Medioevo nelle danze pasquali. Essa celebra con la risurrezione di Dio la vittoria di Cristo sulla bestia, come quella di Teseo sul Minotauro. Il labirinto diviene da un lato l'emblema del mondo pericoloso, pieno di insidie e di inganni, dominato dal male e dal peccato, una selva intricata dalla quale era difficile uscire indenni. Dall'altro lato però è simbolo di un percorso interiore, una via attraverso la quale l'uomo poteva innalzarsi, scoprire se stesso e addirittura arrivare a Dio. Una lotta che aveva avuto inizio con il peccato originale, con la caduta di Adamo ed Eva. Scena che non a caso si trova spesso riprodotta a fianco dei labirinti medievali. Anche le chiese accolgono al loro interno, al loro ingresso, immagini di labirinti. Gli esemplari più famosi appartengono alle cattedrali gotiche del nord della Francia, come Amiens, Arras, Saint-Rémy e Chartres, e che contenevano labirinti pavimentali sin dalla fine del secolo XII. Su di essi, durante il periodo pasquale, si celebravano liturgie che alludevano alla resurrezione e alla vittoria di Cristo sul peccato. I loro meandri costituivano i tracciati di un cammino spirituale di purificazione da percorrere in ginocchio, in segno di penitenza, in ricordo del Calvario di Cristo. Il più famoso di questi grandi labirinti, chiamati anche Chemin à Jérusalem, è quello di Chartres. Tutt'oggi molti sono i fedeli che seguono le volute delle sue spirali per un percorso di più di 200 metri fino a raggiungere il centro. In tempi in cui le strade per la Terra Santa erano incerte e addirittura chiuse a causa delle guerre, un simile rituale rappresentava forse una sorta di pellegrinaggio interiore, un cammino di fede riprodotto in scala che evitava i pericoli del viaggio reale, ma ne conservava i benefici spirituali. Chi attraversava il labirinto doveva passare per intrisi del mondo e vincere il peccato, affrontando l'esperienza disorientante e di smarrimento provocata dal muoversi in maniera circolare e concentrica lungo le spire del tortuoso tragitto. Dopo questo straordinario interesse spirituale, nel corso del 300 il labirinto comincia a assumere un significato sempre più laico, come nei castelli e nelle selve dei poemi cavallereschi, e nel corso del 500 addirittura il labirinto può diventare simbolo di razionalità ed essere studiato da un punto di vista matematico e geometrico. Assimila a sé anche la letteratura, come accade nell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, dove i personaggi si aggirano sempre in luoghi labirintici, il castello di Atlante o le varie selve, nella ricerca perpetua di un'uscita che non sempre riescono a trovare. Il labirinto rappresenta quindi la vita umana che soggiace al caso, perché nel mondo dell'Ariosto appunto è il caso, la fortuna appunto che muove gli eventi. Si hanno numerose costruzioni anche nelle ville con i giardini che hanno forma di labirinto. Nel 600 il labirinto assume
una connotazione più negativa, perché diventa una erranza senza direzione, cioè ci si perde, è assolutamente difficile ritrovarsi, trovare una via d'uscita. Successivamente il simbolo subisce un certo declino. E nel corso dell'Ottocento però troviamo una nuova accezione del labirinto nell'opera, nel romanzo Decadenza di Luigi Gualdo, perché lì il protagonista si ritrova in uno smarrimento cieco, in un immenso labirinto, circondato tutto intorno da un mistero impenetrabile, in cui è in questa, diciamo, espressione e nella psicologia del protagonista noi cominciamo a percepire una più moderna interpretazione del labirinto. Per questo mi è sembrato interessante citare l'opera di Gualdo. Ma il Novecento rappresenta un vero e proprio trionfo del labirinto, ormai del tutto desacralizzato e capace però di produrre ancora dei significati. Intanto dobbiamo cominciare con, diciamo, l'inconscio di Freud, anche se proprio Freud non usa molto la metafora del labirinto. Sebbene, appunto, secondo Freud, noi abbiamo nel nostro interno qualcosa di inestricabile, fatto di esperienze, cioè l'inconscio, di esperienze vissute e occultate. Al centro del labirinto, appunto, c'è una minaccia potenziale, non più ovviamente il Minotauro, ma la scoperta di esperienze traumatiche rimosse, per cui prendere consapevolezza dei contenuti dell'inconscio è un'esperienza rischiosa in termini di sofferenza psichica. Labirintica appare nell'Ulisse di Joyce la coscienza sia di Daedalus che di Leopold Bloom, così come nel processo di Kafka, il cui protagonista Joseph K., anonimo impiegato di banca, si aggira per trovare la stanza del tribunale dove dovrà presentarsi per discolparsi di un'imputazione di cui non conosce i termini, ma che comunque alimenta in lui forti sensi di colpa, apparentemente ingiustificati. La coscienza del personaggio è esposta all'esperienza inestricabile del labirinto che suscita in lui forti sensi di colpa. Tutta l'arte del Novecento si popola di labirinti. Il nuovo Tezio è proprio l'artista moderno che, munito di coraggio e di astuzia, cerca, esplorando le possibilità recondite di ogni linguaggio. Il labirinto allude alla complessità del mondo contemporaneo, in cui non è facile trovare un filo, una chiave interpretativa, ma l'artista moderno può identificarsi anche con il nuovo Dedalo, il famoso architetto antico, che dà vita a nuovi labirinti di significato, contribuendo con la sua arte allo svelamento di ciò che è ignoto, attraverso un arcano percorso della mente che, come per un'intuizione improvvisa dei recessi della memoria, trae soluzioni nuove e impreviste. Questa in fondo è l'aspirazione di ogni genio dell'arte. La sua grandiosa eredità simbolica si riscopre dunque vigorosa e vitale nel panorama artistico del Novecento. Il Minotauro, dice Bonito Oliva, è la mostruosità del linguaggio, la sua diversità rispetto alla lingua comune. L'opera d'arte, il compimento dell'opera, dell'impresa da parte di Teseo, richiede l'abbattimento del mostro, la morte del nucleo del linguaggio. L'impresa dell'eroe parte dunque dall'affermazione della morte e continua a dipanarsi attraverso il filo di Arianna. Il lutto è il tentativo di ricreare l'oggetto perduto, l'organica dualità del linguaggio, il luogo abitato dalla bestia. L'amata bestia è il segno lampante di una mostruosità da affrontare, abbattere per poi averne nostalgia. Ciascun essere umano si aggira nel suo labirinto, in difficoltà di varia natura, spesso si trova stretto in vicoli ciechi,
dai quali l'uscita è difficile, se non impossibile, come dice Borges, autore che ha fatto del labirinto uno dei suoi simboli preferiti. Ma ci sarà una porta, tu sei dentro e la fortezza è pari all'universo, dove non è dritto né rovescio né muro esterno né segreto centro. Non sperare che l'aspro tuo cammino, che ciecamente si biforca in due, abbia fine. Questo scrive nel labirinto da in Elogio dell'ombra. Ma ancora scrive sul labirinto in Borges Azzedra, il labirinto è un artificio costruito per confondere gli uomini. La sua architettura, ricca di simmetrie, è subordinata a tale fine. E ancora, nello stesso volume, il labirinto è un evidente simbolo della perplessità, la meraviglia da cui sorge la metafisica secondo Aristotele, è stata una delle emozioni più comuni della mia vita, come quella di Chesterton, che disse: tutto passa, ma non ci rimane sempre, la meraviglia, soprattutto la meraviglia del quotidiano. Io, per esprimere questa perplessità che mi ha accompagnato durante tutta la vita e che fa sì che molte delle mie stesse azioni mi siano inesplicabili, ho scelto il simbolo del labirinto. Per meglio dire, il labirinto mi si impose, perché l'idea di un edificio costruito perché qualcuno ci si perda è il simbolo inevitabile della perplessità. Nella raccolta l'Alef scrive Asterione, che riprende appunto il mito del Minotauro. Uno di essi è il Minotauro che parla. Uno di essi profetizzò, uno di essi sarebbero le vittime che Atene ogni anno che Atene mandava al Minotauro. Uno di essi profetizzò, sul punto di morire, che un giorno sarebbe giunto il mio Redentore. Da allora la solitudine non mi duole, perché so che il mio Redentore vive e un giorno sorgerà dalla polvere. Se il mio udito potesse percepire tutti i rumori del mondo, io sentirei i suoi passi. Mi portasse a un luogo con meno corridoi e meno porte. Come sarà il mio Redentore? Sarà forse un toro con volto d'uomo? O sarà come me? Il sole della mattina brillò sulla spalla di bronzo. Non restava più traccia di spada di bronzo, non restava più traccia di sangue. Lo crederesti, Arianna? Disse Teseo. Il Minotauro non si è quasi difeso. Quindi una interpretazione appunto del Minotauro del tutto, diciamo, originale. Alain Robbe-Grillet, nel romanzo Nel labirinto del 1959, ripropone il tema del labirinto. È la storia di un soldato, ci racconta la storia di un soldato che si è perduto in un labirinto. Ritrovare la strada significherebbe per lui trovare se stesso, cosa che gli sembra questione di vita o di morte. Vive nel terrore e nell'ossessione. L'incubo e l'ossessione sono descritti con una nella sua marcia inutile, perché è soltanto marcia. E al tema dell'amore, della violenza e del sadismo si aggiunge quello dell'uomo che vaga senza un preciso scopo, che appaga l'istinto che lo domina e riprende poi il cammino. L'opera si sviluppa con un ordine rigoroso, quindi un'altra interpretazione. La letteratura stessa poi si dice anche che può essere considerata un labirinto in cui lettore e scrittore possono muoversi in un continuo andirivieni fra passato e presente. Umberto Eco, nel Nome della Rosa, definisce la biblioteca del monastero un gran labirinto, segno del labirinto del mondo. Italo Calvino, in Una pietra sopra, parla di una letteratura che sfida il labirinto e di una letteratura che si arrende al labirinto, propendendo per la prima. E come dice nella conclusione delle Città invisibili, la scelta è richiusa
è rischiosa ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e sapere riconoscere chi è che cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. È chiaro che il labirinto è il mondo contemporaneo, pan meccanico, pan mediatico, a cui ancora non abbiamo imparato a tenere testa. Non abbiamo né gli strumenti sociali né quelli individuali in direzione della vita privata. Ritornando all'inizio, io penso che il labirinto si possa considerare un vero mitologema, perché è stato capace di mantenersi vitale e di essere rivisitato da tanti scrittori. Io mi sono limitata a un excursus abbastanza breve, ma si potrebbe ampliare all'infinito. E quindi la risposta è che il mito ancora ci parla, che ci dice qualcosa, che cosa è accaduto nel corso di questi secoli, che si è desacralizzato e ha finito col coincidere con la nostra interiorità. Il labirinto in fondo l'abbiamo dentro di noi, ciascuno cerca di conviverci e di stare, diciamo, di cercare una via d'uscita. Personalmente io mi identifico molto con quello che dice Italo Calvino, cioè bisogna sempre sfidare il labirinto, non arrendersi adesso e cercare sempre quello che è meno doloroso, con quello che qui dice nella conclusione delle città invisibili, meno inferno, e quindi questo significa esercitare l'attenzione critica, vigile sempre, e continuare il discorso con la creazione letteraria che sicuramente ci aiuta a trovare il filo di Arianna che ci porta fuori dal labirinto, che ci permette magari di uscirne un po' e poi entrare in un nuovo labirinto. Grazie. Se mi è consentito un brevissimo commento prima di dare spazio a eventuali interventi o domande alla relatrice, vorrei dire questo. Innanzitutto, la modestia con la quale ha presentato questo suo lavoro, ovvero stona con il suo contenuto, che effettivamente mi pare molto di qualità, molto ben centrato sul tema che ha proposto, e ricco anche di citazioni letterarie. A questo proposito sono particolarmente felice di aver indovinato una citazione di Borges che lei non aveva preso in considerazione. Correvo questo rischio, ma è andata bene. No, perché l'avevo preso fino nelle prime ore di questo pomeriggio, perché ho avuto un periodo di intensissimi impegni, quindi sono arrivata proprio sul filo del rasoio. E fino a 2 ore fa avevo in mano questo racconto, per cui poi vorrei aggiungere ancora 2 cose. La prima, l'esposizione è stata panoramicamente ampia, è iniziata giustamente con la letteratura classica, e la stessa relatrice ci ha detto che molte altre citazioni avrebbero potuto essere tratte. Me ne viene in mente una soltanto, se sbaglio qualche cosa, vero, perdonate, ma si tratta di ricordi di 60 e più anni fa. mi sembra che fosse la Metamorfosi di Ovidio. Sì. Ospiti, se fugio preclusserat o prestruxerat, secondo le lezioni, ogni preclusa omni aminos, aula gem, bilisse, viam. Però ho visto scritto preclusserat e prestruxerat, secondo... Preclusserat. No, io qui ho citato un video, ma per una questione, mancanza di tempo, non ho avuto il tempo di digitare tutto il testo latino, l'ho cercato disperatamente su internet per fare il copia e incolla e non l'ho trovato, quindi ho messo questo. E un'ultima cosa, una notazione per riportare il tema del labirinto alla Sicilia.
due cose. Innanzitutto, per quanto riguarda i labirinti medievali, quelli delle cattedrali, è stato citato Chartres. Tra l'altro, proprio poche sere fa c'è stato un bellissimo documentario, non ricordo quale canale della televisione, dove si faceva vedere la cattedrale di Chartres e ci si soffermava su questo labirinto, nei termini che ci sono stati brillantemente esposti. Ma anche in Sicilia ho appreso, casualmente, ieri, che ce n'è. E mi è stato citato in particolare la chiesa di San Giovanni a Marsala. Non la conosco, però quando capiterò a Marsala la andrò a vedere, perché la cosa mi incuriosisce molto. Un'altra espressione che ho trovato casualmente oggi, girando tra le immagini di internet per tirare fuori qualcosa per questa locandina, ho trovato una foto molto bella di un labirinto di impianto circolare sulla cima di una montagna qui in Sicilia, fatta dal solito Presti, naturalmente. Era molto bello, avrei voluto mettere quella perché il panorama arricchiva il menù, diciamo, però purtroppo era una foto non scaricabile e ho dovuto fare questo. Effettivamente nell'arte moderna ho visto che c'è una infinità di richiami al labirinto e ai miti che gli girano intorno, classici, tantissimi, e non lo so, quello che ricordo poi in modo particolare è Salvador Dalì, che nel suo subconscio, diciamo, sognante, un po' a, come dire, metafisico in un certo senso, anche se non è esatto nel suo caso questa definizione dal punto di vista pittorico, ha dato dei begli esempi questa materia. Va bene, io non voglio aggiungere altro, anche perché non vorrei dare l'opportunità a qualcuno che lo desiderasse di intervenire. Io trovo interessante la considerazione del perpetuarsi di questo simbolo mitologico che oggi, che ci andiamo verso il terzo millennio, affonda le sue radici proprio nella psicologia. Ed è veramente interessante questo aspetto, perché non vorrei che gli antichi mi maledicessero, ma io non credo che sia stato concepito il simbolo del labirinto con questa raffinatezza di valutazione, e che abbia realisticamente invece rappresentato un dato molto probabilmente proprio reale. Alludo alla reggia di Minosse, che qualche archeologo ha cercato di individuare ed è stata individuata, e sembra che la pianta di questa reggia si presti ad essere rappresentata simbolicamente da un segno grafico, voi ad angoli, voi con, perché ce n'è a forma proprio rotonda, sinusoidale. E quindi ciò che anticamente rappresentava un segno grafico con chiaro riferimento alla topografia di un palazzo grandioso, sembra che la pianta fosse, oggi si presta a considerazioni così profonde che toccano la sensibilità dell'uomo moderno che brancola sempre nel buio. Poi non parliamo della politica, per ora lasciamo perdere, che è meglio. Ognuno dice la sua e poi si scopre che sotto sotto molte cose le dicono tutti alla stessa fiera, spacciandole per idee particolari, il simbolo della confusione mentale. E va bene, naturalmente sì, io credo che in quello che hai detto risalti l'attualità del mito. Cioè il mito sì, nasce come un'idea, nasce nel profondo della psiche, il mitologema è stato richiamato come idea, e
è un archetipo, se vogliamo. Però, ecco, attraverso degenerazione, attraverso l'evoluzione, attraverso la succedersi della civiltà e delle sue caratterizzazioni, si presta sempre maggiori elaborazioni, sempre diverse, per cui un simbolo che nasce, vero, nell'antica Creta, e quindi siamo in tempi pre-omerici o qualcosa del genere, ancora oggi, come si è visto attraverso la citazione di tutte queste opere letterarie che sono state puntualmente richiamate, attraverso le opere di arte figurative, eccetera, ha qualcosa da dire ancora a noi. Quindi evidentemente è, come viene definito, un ricordo ancestrale che si tramanda attraverso le generazioni, che naturalmente lo accolgono contestualizzandolo nell'epoca in cui lo recepiscono. Chiedevo alla professoressa Catella Maggio qualche delucidazione su quell'autore e sull'opera che si chiama Gualdo, la decadenza. Sì. È un autore moderno? È vissuto nell'Ottocento. E io l'ho citato come un'anticipazione di della metamorfosi del labirinto nel Novecento, che passa, diciamo, da un significato sacro, legato al sacro, a un significato interiore, proprio il labirinto della coscienza, della personalità. Sì, Gualdo vive intorno alla metà dell'Ottocento. Sì. È un italiano, però vive in Francia, è vicino a Théophile Gautier. Ha scritto versi, racconti di poesia, diversi romanzi, tra cui questo Decadenza. Sì, questo romanzo Decadenza è stato riportato, all'attenzione del pubblico, perché molte cose noi lo dimentichiamo. Chiaramente, se non c'è, non so, un articolo, una recensione, una monografia, uno studio particolare che si fa, nel Dipartimento di Italianistica, Donatella La Monica ha scritto qualcosa su Gualdo, e così è nato un pochino l'interesse per l'autore. Sì. E qui nell'assemblaggio di queste citazioni mi è sembrato, un ponte, diciamo, anche perché nell'Ottocento non c'è molta attenzione al labirinto. Questo autore fa eccezione e pone, le basi per quello che sarà lo sviluppo novecentesco, in cui il labirinto è una situazione proprio dell'individuo interiore, viene interiorizzato. A parte poi la situazione di Walter Benjamin, che io non ho citato, è la città che diventa labirinto. E quindi ci si perde questo girare a vuoto nella città. Ma ripeto, ce ne sono moltissimi autori, e ognuno ha portato qualche cosa di particolare. Per esempio, di Kafka, accanto al processo c'è la metamorfosi, per esempio. Oppure un racconto che la Tana, che si svolge nel mondo animale, ma che ci dice pure delle cose interessanti. Poi si potrebbero, anche lo stesso all'interno dell'opera di Teo Calvino, si potrebbe scavare più a fondo. Per quanto riguarda Borges, proprio una festa, è una festa, perché lui lo dice chiaramente. Ma molti luoghi, anche di Eco, del Nome della Rosa, se avesse avuto tempo, probabilmente guardando qualcos'altro, magari anche nel Pendolo di Foucault, qualcosa doveva esserci. Ma ripeto, d'altra parte, poi se è una conversazione, allora si ha l'opportunità di sfaccettare meglio, siccome ero un mio assolo, io non sapevo, ed ero alla mia prima esperienza.
esperienza, come ho premesso, non sapevo onestamente come calibrare il discorso, quindi mi sono mantenuta su un piano, come dire. Volevo ulteriormente chiedere una cosa. Secondo la tradizione, cosa succede a chi si perde dentro il labirinto? Cioè, perché mi fa ricordare la circostanza di uno scacchista che alla fine è impazzito. E qui dovremmo, ecco, nel labirinto può essere inteso come percorso circolare, e allora diciamo la via è unica. Il disorientamento da che cosa nasce? Dal fatto che io non so a che punto sono, non so quando arriverò alla conclusione, eccetera. Nel labirinto invece di pianta quadrata, diciamo così, a scacchiera, allora lì io non lo so se uscirò. E allora lì bisognerebbe invocare tutta una teoria dei giochi e fare, diciamo, un discorso molto diverso per capire se io uscivo dal labirinto. E il problema sta, io posso nutrire l'illusione di uscire dal labirinto, probabilmente esco da uno e più in un altro, non lo so a questo punto. Penso che lì sia più complesso il discorso. Teseo si salva, c'è il filo. Abbiamo il professor Piccarino che chiede di intervenire. Volevo, prego, in prima battuta complimentarmi con il professor Sinaggio per avere sviluppato in un arco di tempo così vasto un tema così complesso. Volevo poi rispondere al prefetto Romagnoli sulla localizzazione siciliana del labirinto. È una tradizione antichissima, lo troviamo in Antioco di Siracusa, che lo riprende, che è ripreso poi da Tucidide, ed è il mito dedalico. La tradizione legata al Mediterraneo e allo sviluppo della talassocrazia cretese porta a un allargamento della cultura propriamente cretese minoica nell'area mediterranea. Resta poco quello che si verifica con i galesi, che gira per tutto il Mediterraneo, arriva dalle coste francesi. Con Minosse, invece, e il rapporto con Minosse, c'è un mito antichissimo che è fondante per la nostra storia siciliana. Noi siamo abituati a vedere la storia antica come una storia greca, una storia ellenica. Il Minosse, dall'altra parte, era. Ma in effetti con Antioco di Siracusa si sviluppa un concetto nuovissimo, che c'è una tradizione sicula, vengono indicati come colonizzatori i sicani, poi gli elimini, i sicelioti greci. Ma quello che è interessante per quella che è la storia siciliana è un mitico re che viene richiamato da Antioco di Siracusa e diventa il simbolo della sicilianità. Antioco è un siciliota, però cerca di ritracciare le origini del popolo siciliano, cioè dei Niger. E questo grande re è Cocros. Cocros. Probabilmente difficile da localizzare quella che fu l'antica struttura di questa città, di questa regia. Ma l'importante è la citazione che si fa di molti autori siciliani. Io per ora mi occupo a tappeto di storici siciliani per una enciclopedia di autori siciliani, per cui li ho rivisitati un po' tutti assieme, e c'è una colonna, per esempio, che trascrive
la notazione delle cose meravigliose della Sicilia e parla della venuta di Dedalo, della costruzione di un grandissimo palazzo per Cocalo, il palazzo ancora tipico dell'arte dedalica. Dedalo poi passaggio tra quella che era la concezione propriamente mitica a quella artistica, come ha detto la professoressa Maggio. E in questo momento è quello che è il passaggio della civiltà minoica alla civiltà siciliana con questo innesto culturale del Dedalo. Ecco il discorso. Molto importante. Altro elemento che volevo, e naturalmente la professoressa Maggio non ha avuto il tempo di nucleare, e da una parte c'è una tradizione dei grandi, dei terreni, che rappresentano l'elemento femminile, dall'altra parte c'è un elemento preponderante maschile, e non tanto. Cioè la rappresentazione della divinità toro, sì, della divinità che si contrappone a quella che è indicata come Potnia. La Potnia è la veneranda, la Potnia è la divinità ancestrale femminile, sì. E la Potnia Feronne in genere, la signora delle belve, sì, che si contrappone alla forma tauromorfica. E il tauromorfismo è importante, noi lo troviamo ancora nelle corride, le corride, sì, spagnole, sicuramente. Ma insomma, non ha passato dei tempi da allora, anche perché questa immagine del toro si innesta con quella della morte, della resurrezione del re. Il re che è in osse non è il nome di persona, è il nome di rappresentazione di Basileus, si innesta con questa concezione. Te lo scusa, non vado La derivazione minoica del labirinto è questa che è stata questa presenza, sì. Minoica, minoica addirittura. Quella che crea questa struttura, questo concetto e in genere cosa si pensa? Alle fanciulle e fanciulli che vengono portati, sì, al sacrificio del minotauro. In effetti si tratta dello scontro di due civiltà. Da una parte la civiltà minoica, nell'isola di Creta, anche noi ci troviamo due strati di incendi, probabilmente sono avvenuti dei contrasti tra la civiltà micenea e la civiltà minoica. Da questo scontro è nata quella che è la civiltà nuova, ma quella che deriva dalla forte Wanderung dei Dori, dei Dori, degli Ioni, quella che è la civiltà ellenica. Sono i due sostrati, da una parte che è quello femminile, che era il più antico, ma che rimane nella cultura greca. I misteri orfici sono ancora misteri di tipo femminile. Dall'altra parte l'invasione degli elleni che porta a una concezione maschile, androgena, e la divinità diventa Zeus, padre degli uomini, Dei, e sostituisce quella che era la forma femminile rappresentata nell'Arianna. L'Arianna è quella. E l'immagine che poi trova, e la professoressa Maggio lo conosce bene prima, nel quarto libro delle Georgiche di Virgilio, dove ritroviamo il mito di Arianna e il mito degli inferi. Cioè questa morte e resurrezione che circola sempre nel mito dell'avvenimento. E la parte femminile e la parte maschile che si scontrano in un duello in cui poi avrà la sua vittoria la parte maschile e la divinità di Zeus, l'impotenza di Zeus. È troppo profondo per poterlo affrontare, per la visione globale che c'era non poteva naturalmente era troppo vasto il tema perché si potesse affrontare naturalmente occorrerebbe indirizzarsi soltanto al momento primitivo. Ma infatti io avevo
capendo, mi ero un po' organizzata il discorso, perché il mito lo si può appunto vedere, il labirinto lo vediamo da un lato, lo vediamo da un altro lato, e io ho preferito, diciamo, una visione un po' così panoramica, ecco, per avere, come dire, uno svolgimento temporale, ecco, dell'argomento. È chiaro che poi si può, per ciascuno poi ci vuole un capitolo a parte. Chiaramente. In una conferenza è un auditorio di occorrenza. Io ho scelto questo, infatti. Mi erano pure venuto in mente di preparare delle immagini, perché diciamo molti vasi riprendono dei particolari molto interessanti delle cose, però insomma, e poi il discorso sarebbe diventato troppo lungo e poco fruibile alla fine per questo. La scrittura lineare B, io sono a confronto delle manifestazioni di dottrina, io mi sento ignorante. La scrittura lineare B è stata recentemente decifrata e ci sono anche delle pubblicazioni che ci possono parlare più ampiamente di simboli, di archetipi, di qualcosa. Sì, perché ci sono circa 200 segni sono stati individuati in questa scrittura lineare, ci sono segni sillabici e poi anche degli ideogrammi, e quindi che hanno un valore ovviamente semantico. Su questi studi che risalgono al Novecento, al secolo passato, sono state fatte queste decifrazioni. Qua forse Carmelo Putarino può soccorrerci. Scusa, è uno specialista. Viene chiamato anche a ride, viene pregato. Siamo nel 1950, che la decifrazione binaria B è un caso sul punto, in rapporti sempre come il champagne, è Michael Bendis che per la prima volta dà una decifrazione che rimane ancora, noi parliamo lineare B, ma c'è un lineare A, in cui ci sono due gradazioni di linguaggio. Noi abitualmente siamo abituati a vedere la lingua nel rapporto fonico. Il momento in cui il suono, il fonema, diventa grafema, diventa scritto, e ne passano. All'inizio c'era il geroglifo, mettevano i simboletti per formare le parole, erano gli ideogrammi in genere. Il problema del lineare A e lineare B è un problema ancora legato alla rappresentazione ideografica. Probabile che nel lineare B si fosse passato già la forma sillabica. Perché si passasse poi alla lingua greca occorreva l'alfabeto fenicio. L'alfabeto greco è una filiazione dell'alfabeto fenicio, come quello romano e il greco, l'alfabeto greco. Naturalmente il fenicio aveva determinate vocali, determinate consonanti, furono adattate, per cui molte volte noi vediamo l'alef che era un simbolo, il simbolo della civetta, ma che non ha il rapporto più con l'alef, eccetera. Sono adattamenti grafici che erano necessari in un momento in cui si passava dalla trascrizione, che era quella del programma dell'immagine, a una trascrizione fonetica. Per cui tutti i suoni di un gruppo di parlanti dovevano, per convenzione, trasferirsi in un simbolo, nelle nostre lettere. Naturalmente questo passaggio è anche difficile, perché da una lingua all'altra i suoni variavano, come variano nel linguaggio europeo. Noi abbiamo delle vocali, delle consonanti irlandesi che non si possono rendere, è difficile rendere il linguaggio.
o un linguaggio come fonetico, come suono. Gaelico. Sì, anche gaelico, ci sono cioè tutti bene. 20 vocali, infatti in inglese ha 20 vocali. Sì, vocali. Ma non era quello, per esempio il russo fu trascritto con l'alfabeto greco, che era l'alfabeto poi ortodosso, diciamo. Gli ortodossi avevano un certo numero di lettere, le 24 lettere greche, i russi ne avevano invece di suoni una quarantina. Per cui all'inizio si dovettero inventare dei simboli. Dei simboli che sono rimasti fino a Pietro I, quando Pietro I sente l'esigenza di fare una riforma del fonetica. Sono riforme che avvengono anche nel tempo di Adriano, mi insegna Gabriella. Al tempo di Adriano si fece una riforma dell'alfabeto latino, perché alcuni simboli, noi oggi diciamo che la T con la I significa Z, ma il problema è di vedere che cosa voleva Adriano. Mettere Z, se si pronuncia così, perché non mettiamo la Z direttamente? E lo stesso si è verificato poi con l'alfabeto russo, con l'alfabeto di Pietro I si torsero molte dei suoni e dei simboli, e si cercò di snellire da 40 portare a 34, ma già 34 lettere dell'alfabeto russo sono molte. Questi sono i problemi purtroppo che si occupano nella trascrizione delle lettere, e sono ancora oggi purtroppo. In America c'è, lo sapete un po' tutti, il problema della scrittura e la pronuncia. Tu pronunci in un modo e scrivi in un altro modo. E a quanto pare gli inglesi e gli americani si stanno ponendo il problema. Perché non trascriviamo direttamente? Se io dico time, perché non scrivo time invece di time? Ci sono purtroppo molte parole inglesi e americane che sono trascritte direttamente per come si pronunciano. Per cui chi arriva là e lo vede scritto dice: ma chi vuol dire? Si prova un senso di smarrimento. I problemi ortografici sono comuni. Sì, sì, ma è sì, perché è la forza naturale della lingua, le lingue si creano così. Poi c'è la tragedia umana dei segni diacritici, che è una tragedia perché in realtà è a seconda della lingua che usa quegli segni, vero, gli dà un valore diverso. Certo, queste cose sono proprio di Alessandrino. La forzatura dell'introduzione delle lettere latine nel mondo turco. È una forzatura recentissima in termini di invasione del potere politico, anche linguistico. Anche perché la difficoltà della resa grave. Alfabeto latino e alfabeto islamico è troppo complesso, perché i verbi addirittura sono per il maschile e per il femminile. Io uso un verbo per indicare un'azione femminile e un'azione maschile, ma siamo al limite. Però il sanscrito, l'indo europeo era così. Siamo stati noi a semplificare, prima semplificare i greci, poi semplificare i latini, oggi semplificiamo gli americani, che è una lingua semplificata al minimo, non c'è un traduttore, non riesce a tradurla perché non ci sono quei modelli che la rendono la lingua. Io volevo chiedere, professore Fogarino, ma non lo so, volevo chiedere, no, non so se è te o a voi, siccome si parla di area mediterranea, comunque dove è nato questo mito del labirinto, io desideravo sapere se era possibile avere una risposta. Se nel mondo musulmano, che comunque è mondo mediterraneo, il mito del labirinto, cioè del labirinto, sia pure stato un elemento, un contenuto della cultura araba musulmana, cioè, visto che parliamo comunque di Mediterraneo, se è possibile avere una risposta. Sono, chiaramente su quello che è stato detto sono già molte cose sono state dette, si potrebbe parlare all'infinito, come diceva Gabriella, però visto che giustamente abbiamo parlato dell'area mediterranea e la cultura araba ha chiaramente influenzato la cultura
occidentale. Era solo così una curiosità, mi è venuta man mano che ascoltavo, insomma, se c'è stata nel mondo musulmano, nel mondo arabo culturale, sicuramente un riferimento al labirinto. Personalmente mi dichiaro impreparato. È stata dichiarata come il mediterraneo, si può parlare dell'area della cultura mediterranea, sì, escludendo la cultura araba, mi pare. Però forse siamo troppo presi dal nostro. No, la domanda anche era riferita al fatto. Ma io penso che ci possa essere, magari non la conosciamo perché abbiamo. Quando gli arabi si affacciano. Ma io una volta che sento la cultura araba. Aspetto di arabo. Diciamo meglio. Era una curiosità non legittima, visto. Che naturalmente gli arabi sanno quello che hanno trovato. Quando sono partiti dalla Mecca nel 622, va bene, poi c'è stata la grande espansione fino diciamo, a tutto il Nord Africa, la Spagna da un lato e fino all'Indonesia dall'altro lato. Chiaramente i monumenti che hanno trovato li hanno studiati, recepiti e quindi ne hanno fatto oggetto di studio, come stiamo facendo noi questa sera, per esempio. Perché gli arabi sono stati rispettosi delle culture che hanno trovato, va bene, e che hanno pure conservato, e che naturalmente questi concetti, questi sono molto chiari. Il problema che si pone per tutti, secondo me, è che noi siamo in ritardo e più passa il tempo più diventiamo ignoranti per quanto riguarda la conoscenza di questa scienza sacra degli antichi, per cui cose che per loro erano, diciamo, importantissime. Io vorrei vedere com'è che uno si alza la mattina e dice facciamo un labirinto. Sì, adesso il faraone di Tebe, che era famoso questo labirinto che Erodoto visitò nel 400 a.C. e già lo trovò degradato, in rovina, va bene, che aveva, diceva lui, scrive lui, ancora si legge, colonnate, corridoi, camminamenti, tetti in pietra, tutte queste belle cose. Noi, per quanto abbiamo la buona volontà, facciamo fatica a capire perché uno che di mestiere fa il faraone, una mattina chiama un architetto e dice facciamo un labirinto. Cioè, qual è lo scopo, diciamo, di un edificio così complesso, non facilmente comprensibile alle masse, e però si fa. Naturalmente per farlo che cosa fa? Ci vuole un architetto ad hoc, ci vuole, siccome è un argomento, siccome è un argomento molto, come dire, iniziatico, che è una scienza comprensibile a pochi, chiaramente deve chiamare un architetto che capisca quella scienza. Il guaio nostro è che la scienza sacra si è quasi persa, e se noi abbiamo ancora del rimasuglio, lo dobbiamo proprio alla scienza, alla disciplina eccelsa che è l'architettura, perché tante cose sono arrivate a noi tramite l'architettura, se no ci sarebbe più niente, le carte non reggono, le pergamene non reggono. L'architettura sì, infatti abbiamo tracce di labirinti, abbiamo, che poi quando ci fu nel Medioevo una ripresa, diciamo, spirituale, si rivolsero ancora all'architettura. Come? Con le cattedrali gotiche, dove chiamarono architetti a loro volta esperti iniziati per quella scienza. Tante cose che, come dicevamo l'altra volta, degli obelischi, che erano, come oggi sono le antenne, un collegamento tra la terra e il cielo, è difficile capire. Cioè, dici, ma è vero questa cosa, che c'è questo, o è simbolico? Qualcosa, questo collegamento con il cielo, anche vedendo gli stupa indiani, oppure praticamente anche tutte queste cupole. Sono concetti comuni.
Vuol dire che proprio sembra sì. dall'Empireo scende verso terra. Ai noi moderni che siamo diventati molto terragni, questo ci fa ridere, cioè non ridere, ma ci lascia, molta gente rimane indifferente. Ora se allora hanno speso forze, soldi, energie, e molto spesso uno cominciava una cattedrale ma non la finiva. L'architetto moriva, poi riprendeva un altro, si doveva rifare, si modificava il progetto, poi moriva il committente, insomma, non è che ci voleva una tenacia, una motivazione forte per fare, e questo è noi, queste sono le notizie, è che di fronte alla pietra, no? Non si può dire storie, così fantasie, perché la pietra è pesante ed è rimasta. La teoria sa poco volare, ma la pietra è là, il Colosseo è là, le piramidi sono là. Molto spesso gli archeologi non si mettono d'accordo tra di loro, passano il tempo a litigare, come quelli che dicono che le piramidi erano tombe dei faraoni. Un assurdo. Io non so chi di voi c'è stato dentro la grande piramide, ma lì nella camera del re c'è una specie di mangiatoia che è 1,20 m per 80 per 80. Ora, in questa dimensione non ci può seppellire un faraone, ci può seppellire la gatta del faraone, tutto il tutto. Scusate, non è serata per parlare. Come? Sì. No, ma 1,20 m. Non è che i faraoni fossero altissimi. Sì, ma 1,20 m. Noi siamo sì, andati, eravamo. Però lo dico, io quando lo sento alla televisione, io romperei il televisore. Abbiamo cominciato nel 1914, eravamo 1,50 m. Siamo arrivati a 2 metri. Sì, ma sì. Prima ancora forse anche 1,40 m c'eravamo. Io ho visto il pupazzo di Enrico Campo con gli stessi vestiti proprio. Che è più basso di me, questo faceva il re. L'unità di misura inglese va dalla punta dall'indice alla punta del naso, quindi doveva avere un braccio abbastanza lungo, ricordavo. Sì, ma io proprio mi sono messo accanto alla statua, alla sua, non era più alto di me. Io ci Beh, scusate, io non sono stasera nella migliore forma. Ma volevo dire questa determinazione che c'è stata per tramandare uno scopo, un oggetto, un santuario, che perché si fa? Perché si ci crede, finito, proprio che serve per elevazione del popolo. Quello che ci viene più difficile, almeno a me, è proprio quello del labirinto. Cioè il labirinto significa che abbiamo questo edificio. Uno chiama un giovane 18-20 anni e dice: ragazzetto, guarda che la vita è difficile, questo può significare le difficoltà che incontrerai nella vita, eccetera, eccetera. E poi il fatto che questo monumento viene diffuso in tutto il Mediterraneo e poi anche a Babilonia, e si vede che era proprio un oggetto, un qualche cosa, come poi avverrà con le cattedrali gotiche in scala minore, però, va bene, dove anche lì l'architetto doveva essere uno molto esperto, che individuava il terreno, che molto spesso era il luogo dove già esisteva un tempio per una Madonna Nera, per esempio, tipo le Notre Dame di Francia, e così, e c'è, e finisco, scusate, c'è una cattedrale. E rispetto alle altre, che sono tutte allineate est-ovest, va bene, è leggermente spostata di 30 gradi. E hanno dimostrato che questo è perché la forza tellurica spirava in quella direzione. Cioè le linee. Cioè le linee telluriche, dove i luoghi sono attraversati. Geomanzia. Sì, dalle forze dello spirito, dalle forze dell'uomo. Geomanzia. E queste erano leggermente spostate, quindi ci hanno sbagliato. Hanno sbagliato la via Don Carpartolo, semmai. Dove c'è quella cattedrale che c'è l'abside che guarda a sud, proprio. Mi dispiace. Ho finito, scusate, grazie.
sono altri interventi, io penso che possiamo concludere la serata ringraziando la relatrice per questo ampio panorama che ci ha proposto sul labirinto. Una materia, certo, che ha tante implicazioni, tanti addentellati, voglio dire, una cosa è il labirinto, al quale forse tutto sommato ci siamo giustamente limitati, un'altra cosa è attaccare, vero, con Dedalo, con Icaro, con Teseo, e lì andiamo a finire Dio sa dove. Lo stesso, sì, è stato poi richiamato il professor Fucarino, il regno di Cocano qua in Sicilia. E anche quello è un altro capitolo grosso, insomma, di per sé stesso. Io ho scritto un modestissimo articoletto, ma proprio in un paginetto poco più sul giornaletto che si prepara qua in questa sede, sulla Nuova Fenice, intitolato Dedalo in Sicilia. Sì, certo, Dedalo, secondo una tradizione, è stato in Sicilia, ha costruito il palazzo di Cocalo, tutto quello che volete, le dispute archeologiche sulla locazione di questo e quell'altro. Però, voglio dire, una ciliegia tira l'altra, e chiaramente non si può fare tutto in una serata, in questi limiti. Specialmente se si vuole dare la possibilità, vero, anche ad altre persone di interloquire e non fare solo una lezione ex cattedra, vero, da parte della... Non è questo il nostro spirito, naturalmente, nessuno di noi forse si sente in grado di insegnare qualcosa a qualche altro. Diciamo che ognuno di noi ha qualche più o meno modesta risorsa. Bene, grazie a tutti e buona serata. Non ricordo che nel momento in cui la nostra professoressa ha finito di parlare.